Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi di un sacco di novità di Fortnite. Oramai ragazzi l'argomento sulla bocca di tutti è ovviamente la Season 7. Non manca tantissimo ragazzi, se pensate che dopodomani affronteremo di già le sfide della week numero 8, sapete, numero 9, è lecito pensare che fra pochissimo dovrebbero arrivare le prime notizie ufficiali da parte di Epic Games riguardante la season numero 7. Già qualcosa si vede all'orizzonte e non dico orizzonte così per dire, ma vedremo ovviamente in questo video che tratterà ragazzi delle novità, come vi ho già detto, in game che parlano della season numero 7. Vedremo una probabile schermata della season 7 con alcune skin che non abbiamo mai visto e ragazzi parleremo dei regali. È vero ragazzi, perché c'è da pensare che probabilmente la funzione dei regali potrebbe essere finalmente attivata nella season 7, ragazzi. Oramai è tantissimi mesi che abbiamo quell'opzione nelle impostazioni del nostro account, ma ancora nessuno l'ha potuto utilizzare, o forse quasi nessuno. Io vi ricordo ragazzi, prima di iniziare a vedere il video, comunque di lasciare un bel pollicione in su. Dai raga, che non vi costa niente, iscrivetevi al canale e ovviamente grazie a tutti per i 100.000 iscritti. Siamo una famiglia grandissima. Ragazzi, grazie di cuore. La domandina ragazzi, ve la voglio troppo dire, voglio sapere i vostri commenti qui sotto. Qual è la vostra fase di Manny preferita? Ditemi un po'. A me personalmente, per il momento, mi piace la seconda fase, quella prima di quella che state vedendo in questo momento. Scrivetemi qua sotto qual è il più bello secondo voi. Quindi ragazzi, ciancio alle bande, bando alle ciance, come al solito andiamo subito a vedere la prima immagine. Sgardar! Non ve l'avevo detto, ragazzi? Allora, praticamente lo sapete ragazzi, la nuova modalità a tempo limitato, la Food War, quindi la guerra del cibo, non è altro che una delle nuove trame, delle nuove storyline della season numero 7. Quindi ci sarà una grande competizione tra Durburger e tra Pete Pizza. Però ragazzi, nei file di gioco è stato trovato da pochissimo questo nuovo succo che potrebbe essere o una rivisitazione del succo Slurp, quindi ragazzi non lo sappiamo, per cui si chiama Dur Bless Drink, una roba del genere ragazzi, e non sappiamo quali siano le sue proprietà, ma sappiamo che potrebbe essere un nuovo consumabile che verrà introdotto nel gioco. Non sappiamo se a tempo limitato o se invece per sempre. Quello che ci interessa ovviamente sapere è che darà delle proprietà al nostro personaggio. Potrebbe fare appunto le veci del succo Slurp e quindi rigenerare sia la salute che lo shield. Ovviamente staremo a vedere, ma ci tenevo tantissimo a farvi vedere questo nuovo oggetto che è stato recuperato. Andiamo avanti, ragazzi. Ovviamente parliamo di quello che in questo momento è sulla bocca di tutti, ragazzi. Ovviamente mi riferisco alla tempesta di neve che un utente ha scoperto all'orizzonte nella lobby di Fortnite. Una scoperta incredibile, ragazzi, incredibile, perché come state vedendo lì nel cerchio, vi ho cerchiato appunto la tempesta e qua sopra di me vedete l'ingrandimento con la lente. Questa tempesta, ragazzi, comincia davvero ad avvicinarsi prepotentemente e quasi certamente arriverà fra 2 settimane nella nostra mappa di gioco, finalmente innevandone una parte. Si diceva, ragazzi, che la neve potrebbe arrivare dai vichinghi fino a coprire Montagnole Maledette, ma in realtà, raga, ci sono un po' di teorie, c'è cioè una teoria
contrastante che è molto molto interessante e che voglio discutere insieme a voi. Non so se vi ricordate, ragazzi, ma abbiamo già visto qualche giorno fa in un video tutta la mia teoria, forse l'altro ieri mattina, la teoria quella delle agenzie, delle cospirazioni che ci sono su Fortnite, quindi i due loghi, quello sulla spalla di AIM e quello sulla porta del bunker. E ragazzi, se noi andiamo a guardare i piedi della nostra skin AIM, come vedete ragazzi, sono innevati. Quindi ragazzi, sappiamo che la neve quasi sicuramente c'entrerà con la skin AIM. Sappiamo anche ragazzi che è un robot costruito dall'uomo, quindi non è che arriva dallo spazio, non c'entrano niente gli extraterrestri, gli alieni o i robot spaziali. Non sappiamo però come collocare e quale sia la sua vera funzionalità nei confronti delle nostre partite di Fortnite. Non sappiamo se sia buono, se sia cattivo, se sia una macchina per uccidere, se sia il salvatore di qualche cosa. Sappiamo però ragazzi che quello che ci viene detto, intanto qua dopo ve ne parlo di questa, sappiamo ragazzi che quello che ci viene detto è semplicemente che è una macchina che serve per scansionare i target ed eliminarli, quindi staremo a vedere ovviamente che cosa succederà ragazzi. Quindi un sacco di hype per questa nuova season 7, per la probabilità che arriverà la neve, e ci sta anche assolutamente con l'arrivo del periodo natalizio, sarà sicuramente fonte di un altro grandissimo evento, quindi quello appunto dedicato al Natale, il secondo evento più grande che Epic Games fa dopo quello di Halloween ovviamente. E andiamo avanti ragazzi, appunto facendovi vedere la schermata di caricamento della settimana numero 9 ragazzi. Molto molto interessante vedere come le due skin, il Mortafiamma e Calamity, siano messe assieme. Questo ci fa pensare, e c'è dietro là, c'è AIM che sta guardando, quindi ragazzi si potrebbe cominciare a capire qualcosa. Forse AIM non è una skin buona, cioè non è dalla parte del bene, perché Calamity e il Mortafiamma ragazzi sono due skin che sono dalla parte dei buoni ovviamente. Quindi perché AIM starebbe spiandoli da là in alto, che senso ha? E poi ovviamente, come vedete, la location dove è ambientata questa immagine è ovviamente il bacino bucato, l'ex bacino bucato, insomma il centro della mappa dove tutto ha più dove sono successe più cose. Quindi vuol dire magari che non è finito ciò che doveva succedere nel bacino bucato. È vero ragazzi che avevano detto che l'evento del cubo non finiva solamente all'esplosione e distruzione del cubo, quindi dovremo capire un attimo che cosa ci dovremo aspettare ancora. Ma ragazzi, prima di lasciarvi voglio parlarvi dei regali. Ragazzi, è stato trovato un video sul web, non sappiamo assolutamente se sia vero, se sia finto. Sembrerebbe arrivare da uno sviluppatore di Epic Games. Ovviamente lo shop, come vedete, è impossibile che sia così, ma potrebbe benissimo essere appunto uno shop di uno sviluppatore. E guardate ragazzi che cosa vi faccio vedere, guardate che roba. Lui fa vedere innanzitutto i picconi, tutti quei, qua c'è la Renegade Raider. Intanto ragazzi vi chiedo scusa se non riusciamo prima a metterlo un pochettino più in grande, così magari lo vedete un po' meglio. Proviamo ad ingrandirlo un pelo. Adesso lui sta facendo tutti i balletti, ma guardate ragazzi, fra pochi secondi che cosa succede. Ci mostra come funziona il sistema di gifting, quindi quello per dare i regali. Lui preme buy as a gift, quindi acquista per regalare, si spunta in modo che non sia sbagliato a schiacciare. 5 regali al giorno si possono fare, possiamo scegliere semplicemente il colore con cui inviare il regalo al nostro amico, scriverci ovviamente un messaggio. Ovviamente qua gli verrà dato l'errore perché non è ancora pronto ovviamente in gioco il sistema di regali, come leggete gifting not enable. Ma ragazzi, questo è il primo video ufficiale sulla
possibilità di regalare oggetti ai nostri amici. Sappiamo solo che se ne potranno regalare un totale di 5 al giorno al prezzo di 500 V-Bucks l'uno. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto tantissimo, vi ricordo di non dimenticare di lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e ovviamente attivare la campanella. Noi ci vediamo presto, ciao!